Tu mi hai chiesto che rapporto avevo col mio corpo. Allora, lo stesso che ho in questo momento. E io dicevo, mi trucco da blanc. Io oggi per te mi sono truccata da blanc di una certa età. Cioè, la blanc, quella lì che c'era, era una cosa. Io sono sempre stata questa. Una cosa che adesso truccata, forse sono, hai capito come sono. Ho sempre, quello era il trucco da Blanche, era la Blanche, ma io non sono mai stata così nella vita. Cioè non ci ho mai tenuto a nulla, io non mi è mai importato niente. Quindi il rapporto con me, con la mia bellezza, ecco forse perché non mi vedevo bella, perché dicevo, Madonna, mi devo truccare per diventare carina. Non mi faccio certe risate, sono sempre fatto delle risate, anche da giovane, passavo davanti allo specchio e veniva da lì, pensavo, allora, la mia onestà mi faceva dire, certo, mi sono truccata, ho messo le ciglia finte, ho fatto quello lì, ho fatto quello là, per forza sono bella. Ecco, la mia onestà mi ha sempre poi riportato a come si alza uno al mattino. E io quando mi alzavo al mattino, beh, non ero quella, non ero la Blanc, ero una donnetta così, insomma, senza trucco. E vabbè, ma non era quella cosa. Quindi mi veniva da lì, tuttora, ma adesso non mi guardo tanto allo specchio, ma tuttora, quando se mi capita che mi guardi, dico, ma e adesso dico, Madonna, che cosa sei diventata. Certo, per te mi sono truccata, ho cercato di ritrovare ancora il passato remoto, ma per gentilezza verso chi mi vedrà, perché non voglio deludere, loro mi hanno sempre vista come hanno sempre visto la Blanca, insomma, ecco. Ma sai quanto ho studiato per portare quel personaggio? Un giorno e mezzo. Però io in quel giorno e mezzo devo portare qualcosa di nuovo. Anche le fate ignoranti erano 6 giorni di lavoro, ma tu non sai quanto ho studiato, ma non la memoria, io poi a memoria insomma non è che sia un genio, ho studiato i toni, ho studiato tutto e poi ti lasci andare quando sei lì, perché quando sei lì c'è Albertazzi lo chiama il duende, credo, io lo chiamo il diavoletto, c'è qualcosa che tu ti dimentichi di quello che hai studiato e lasci partire quello che parte da dentro. Ecco, quello sono riuscita a fare, ha collegato il cinema con il teatro, perché quello che parte da dentro è, diciamo, è allenato con il teatro, cioè quello che tu porti fuori. Poi viene filtrato dal cinema, perché non devi vedere niente di quello che porti fuori, viene fuori solo dagli occhi. No, io con Tinto Brass non ho lavorato. Disco volante non l'hai fatto. Non l'ho fatto, ho fatto il contratto con la De Laurentiis, ma non ho lavorato perché avevano spostato le date dove io dovevo, anzi, il ruolo era quello di una cocainomane, figurati. Invece era semplicemente perché avevo fame e andavo avanti a Cappuccini e fumavo le Alfa. Quindi non sapevo nemmeno cosa fosse una cocainomane. Poi però quando mi hanno chiamata era fuori tempo di contratto con la De Laurentiis, sono fatto e stavo facendo i fotoromanzi e quindi non potevo farlo. Ah, quello è stato uno dei primissimi film dove stavo alla passeggiata archeologica, ero una spia travestita da mignotta. Aspettavo l'altra spia, 00000, ecco, Operazione Atlantica. E il microfono, perché allora si la radiolina ce l'avevamo qui, io avevo la radiolina qui, finta, no? Cioè che parlavo con la gente, sì, sono qua, sono sulla strada, sto. Allora te aspetta, non c'è nessuno, arriva con la. Perché non c'era nulla, no? Era passeggiata archeologica, hai capito? Passavano, oh, quando vuoi, ah, buona, ah, qua, e la tele,
ne prese e non si vedeva. E io gli dicevo, la smetta. Stiamo girando un film, ah bella cosciona, si vergogni, perché non sapevo nemmeno le parolacce. Quindi è stata tutta una passeggiata, che poi parlavo con lui così, che poi doveva arrivare con la macchina, non arrivava mai. I vestiti me li aveva prestati un'attrice, Lucrezia Love, te la ricordi? Ancora. Che era l'unica americana sfigata di una produzione americana sfigata che è venuta a girare in Italia ed è rimasta senza soldi. E lei rimane. Allora, per sbarcare lunario, faceva la danza del ventre a Lilton. Con Tullio De Micheli, sì. Oh, aspetta, con Tullio De Micheli. Lì, no, ero una ragazza che si guardava allo specchio. L'attrice era Mario Rutolo. Facevo i fotoromanzi, quindi era un giorno di lavoro, con un cappellino, mi metto un cappellino, mi guardo così e basta. Poi Tullio De Micheli mi dice, guarda, io devo fare tre film in Marocco, tu vai in Marocco, c'è già la produzione, intanto ci sarà da provare i vestiti, le cose eccetera, e poi arrivo io e si fa il contratto di tre film. Caspita, io parto, vado in Marocco, già che insomma non... e sull'aereo, sai, ero carina, quindi mi mettono in prima classe. In prima classe c'era l'ex marito di Marie Laforêt e poi c'erano due dell'ambasciata, due ragazzi dell'ambasciata. E mi dicono dove sta andando, dico devo andare a Casablanca, sì, devo andare a Casablanca perché devo fare tre film. Come si chiama il produttore? Ho detto il nome del produttore e lui, quello del marito, ex marito, mi dice stia molto attenta, e quelli dell'ambasciata mi hanno detto guardi, qualsiasi cosa succeda, si rivolga a noi. E io a quel punto ho detto, oh, ma dove sono andata a finire? Vado in albergo, mi volevano portare, mi hanno portato un po' in giro, devo dire, lì in Casablanca, ma non veniva Tullio De Micheli, non veniva mai. L'ho cercato, insomma, se veniva per il contratto, per tutto, e poi voleva portarmi a Tangeri. E io ho detto, mi no, ma io Tangeri con tutto, 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 no, Tangeri no. E ho detto, adesso mi chiudo in albergo, avevo comprato una tartaruga anche, mi chiudo in albergo e finché non viene il regista, io non mi muovo da qui e non mi sono più mossa. E ho chiamato l'ambasciata. Gli ho detto, guardate, io sono qua, non, e allora mi ha detto, lei non esca da lì, e me l'hanno detto loro di fare così. E sono rimasta chiusa dentro. Poi un principino che faceva parte lì della produzione, insomma, così, era un principe però. Mi facevo portare mangiare fuori dalla porta della camera, aspettavo che andassero via, poi tiravo dentro a mangiare, perché avevo capito che c'era qualcosa che non andava. Insomma, questo principe mi ha comprato il biglietto e mi ha detto, Erika, ti vengo a prendere stasera. Ti fidi di me? Ero piccolino. Gli ho detto, sì, da un cazzotto. E allora alle 11 vengo, perché avevo già contatti telefonici con lui, gli dicevo, io qua, insomma, avevo capito l'antifona. Ti vengo a prendere stasera alle 11 e mezzo. Ti fidi di me? Sì, difatti mi sono fidata, però non mica aspettato nella hall dell'albergo. L'ho aspettato, sono uscita, ho fatto l'uscita di, come nei film di spionaggio. Mi ha portata all'aeroporto, mi ha detto, gli ho detto, ma quando è che mi pagano i giorni? Io volevo che mi pagassero i giorni che avevo perso. Sì, oui, Erika, oui, ça va, ça va, ma non sei mio che tu parli, sei mio, insomma, mi ha imbarcata, ma... questo ricordo con Tullio De Micheli. I sette peccati capitali. Erano, che poi l'hanno fatto gli americani ultimamente, erano i sette capitali. Io ammazzavo, ero diciamo, ero un diavolo, poi viene anche il diavolo, e io facevo morire queste persone, ognuna
con il suo peccato capitale. Ah, lì era bellissima una scena dove cos'è, qual è quello, non l'ingordo, cos'è? Peccato, ingordigia, è ingordigia? No, quelli, Avidità? no, avidità è un'altra cosa. Insomma, questo che La mangia gola, a gola, il peccato era a gola, Madonna, quest'ora. E quindi lo faccio mangiare, mangiare, e poi muore. E poi muore e doveva buttare fuori una specie di schiuma verde. Era un attore non, forse non tanto abituato a questi trucchi cinematografici, che allora erano piuttosto, perché riempivano dei preservativi, no? Facevano delle palline di preservativo chiuse, che poi lui metteva in bocca la pallina quando doveva morire, schiacciava e veniva fuori. Ma invece lui schiacciava e si mangiava la pallina, si è mangiato tante palline alla clorofilla, si è mangiato e gli scappavano giù, sai, dall'emozione, mamma mia. Adesso vado in Austria perché mi fanno la festa per un film che ho fatto con i tedeschi e gli austriaci, ed era Le streghe di Axen. Bello, era bello quel film. Ma tu lo sai che poi io stavo proprio sulla macchina della tortura, sai, quella che girano così? Era vera, perché eravamo in un castello. E io sì, recitavo che ai, ai, però il boia, che non era, era solo fisicamente da boia, ma non era un attore, continuava a girare, alla fine ai, ai, e sembrava. Oh, ma mi stavano allungando davvero questi, eh? Poi in tedesco come facevo a spiegarmi? Ai, però è internazionale. Quando prendevano, metti un'attrice di una grande produzione, anche italiana, ma no, non parlo di La Viti, prendeva magari 100 milioni, no? Ma un'attrice più importante di me, così poteva prendere 30 milioni, 40 milioni. Io invece questi film western, spionaggio, prendevo 1 milione lordo, 1,5 milioni, non ho mai preso grandi cifre. Per Le tre pantere blu, che erano i tedeschi, che quindi pagavano tanto, però ho lavorato quasi, insomma, 2 mesi, un mese e mezzo. Avevo preso 3 milioni, ma era proprio una cosa. Non sono un'attrice che poteva amministrarsi e scegliere sempre. Sono un'attrice che si è abituata a fare quello che capitava. Io non ho mai avuto un produttore che mi proteggesse, quindi dovevo lavorare. E quindi mi sono sempre impegnata in tutti e due i ruoli, sia il drammatico che il brillante. Però a me piace la commedia brillante e mi riesce molto bene. Ma devo studiare molto, molto di più che con una commedia. Diciamo che il drammatico va sul temperamento e poi con il mestiere riesce a dosare tutto. Nella commedia brillante, nel far sorridere, è un fatto di studio, di ritmi, di toni precisi che spiegano più di una parola. E quindi a me piacciono le cose difficili. Ammetto di essere sempre riuscita. Poi, diciamo, con tutta la carriera che io ho fatto con Alberto Lionello, ho imparato molto, moltissimo. Non accontentarti mai di quello che hai fatto la volta precedente. Portare sempre qualcosa di nuovo. Ecco perché ti ho detto i toni. Tu non ti devi mai ripetere con i toni, altrimenti fai sempre lo stesso personaggio. Studiare significa trovare qualcosa di nuovo, trovarlo in altre lingue, ad esempio. Cioè, io parlo perfettamente in francese, andavo a cercare certi toni e poi li traducevo in italiano, ma non solo con il francese. Lingua parlo anche un dialetto che ha un tono
Io lo prendo e lo uso. Io non sono, non sarò mai uguale come attrice tra il personaggio fatto in un film e il personaggio fatto in un altro. Sarò sempre diversa perché mi vergognerei. Io non mi sono mai adagiata, appunto. Vabbè, lì dovevo essere bella e va bene. Però quando ho continuato la carriera seria, diciamo, non mi sono mai adagiata solo perché quella tale cosa mi era riuscita bene. Perché lì allora è come andare a lavorare in fabbrica. Cioè, a me piace l'estero, a me piace la novità, e come mi piace la novità negli altri, mi piace anche portare le mie novità. Io mi ricordo facevo in un film che era L'egoista di Bertolazzi. Sì, entravo e siccome il mio ruolo non era di una donna bella, ma era di una zitella che poi lui si sposa perché ha ereditato, ma era un po'. E ho detto, ma come faccio a fare la zitella che non la vuole nessuno? Perché ero un fiore lo stesso, no? In teatro questo. E quindi ho messo insieme due persone, due donne diverse che avevo conosciuto a suo tempo, una ragazza bellissima, ricca ma imbranata, e un'altra che le ho messe insieme ed è venuto fuori un personaggio abbastanza, perché entravo già, hai capito, un po' con la treccia, e entravo e dicevo, buonasera, e c'era una risata. Tu ti ricordi che poi c'è stata una pubblicità dove non so, uno apriva la porta delle scale e diceva buonasera? E io ho detto, ma quello era il mio tono! Ecco, vedi, quello era no, perché ridevano quando dicevo buonasera? Perché? Perché era un tono, perché quel tono mi aiutava fisicamente. Perché dovevo essere un'altra cosa, non dovevo conquistare nessuno, era un personaggio che non voleva nessuno, era una ragazza zitella. E poi ovviamente partiva il personaggio dell'imbranata, ecco.